indipendente e autrice di testi poetici e di ricerca. Studiosa di angiologia e di fusi sottili, arti, scienze e tecnologia del colore, Asia e Regno Unito. Eccola a voi, prego. Pronto, si sente adesso. Buongiorno a tutti, grazie all'Annetto che mi ha ospitato. Ci vediamo per la seconda volta, ci siamo visti a Verona nel 2012, al convegno che siamo realisti. E nel 2012 io vengo dalla provincia di Modena e era successo un fatto molto grave, come sapete tutti, il terremoto dell'Emilia. Volevo chiedere qui in sala, per avere un'idea di quello che posso dire di più interessante, mio, per orientarmi un po' su questo libro che vi presento, che si chiama Abitare in armonia, ed è un manuale, quindi proprio un pronto soccorso, per energizzare la nostra casa o gli ambienti di vita dove noi trascorriamo la maggior parte del tempo, anche il lavoro. E appunto chiedevo se qualcuno della Sant'Antina mi può dire per favore che dell'Aquila o comunque di sua esperienza del terremoto, se gentilmente potete dire, allora sì. Allora sì, dell'Aquila quindi, la maggior parte. Io infatti ho sentito il bisogno di scrivere questo mio condensato, è un condensato, vi spiego come ho fatto questo libro. Io ho evitato di fare dei tomi pesanti e grossi per due motivi, proprio perché penso che voi e io siamo la stessa cosa, abbiamo un po' tutti la stessa modalità di pensiero. Vi devo spostare? I libri troppo pesanti sono pesanti da leggere a letto, una cosa molto semplice. Quindi quelli leggeri sono pratici anche da portarsi dietro. Nelle pause è utile magari, invece di stare in fila e sopportare lo stress, avere un piccolo manuale che si può aprire a caso, dove ci sono delle informazioni che ci possono servire. E ho evitato, per secondo motivo, di riscrivere pari pari le cose che io cito qui, rimandando i link di tutto quello che io ho scritto, perché ci sono le prove, non sono soltanto mia intuizione. La mia caratteristica è di aver messo insieme un insieme di cose, un fare di percorso, ecco questa è la mia idea, già esistente nel passato, che sono le arti geomantiche del Feng Shui, quindi l'antica filosofia cinese, quindi già conosciute, e quindi ho evitato di trascrivere tutto quello che significa, ma soltanto alcuni accenni, qualcuno che vuole approfondire non ha altro che andare su internet e vedere. Collegato al nuovo, all'oggi, a che cosa significa oggi avere le energie che ci condizionano, sia nella casa che nell'ambiente totale, fino ad arrivare alla tecnologia, purtroppo, della manipolazione del clima, probabilmente voi conoscete in parte o più dettagliatamente a seconda degli interessi che avete, e dei sistemi appunto che vengono usati per manipolare il clima e gli eventi tipo il terremoto, appunto, gli tsunami, i cicloni e anche solo semplicemente il tempo meteorologico. Ho messo insieme queste cose, quindi questo manuale con uno strumento che vi farò vedere quando giugno dirò fammi vedere il password, me lo fai vedere e lo potrete usare, quindi è uno strumento pratico che potete usare a casa vostra per sistemare le energie della vostra casa. La cosa particolare che ho sperimentato è che funziona in un senso o nell'altro. Mi spiego. Noi tutti abbiamo dei problemi di vita, perché la vita è un'esperienza, è una scuola, quindi abbiamo tutti i nostri problemi più o meno grandi da affrontare all'infinito, mentre stiamo qui. Cosa succede? Che difficilmente possiamo intervenire direttamente sulla soluzione dei problemi. E quando questo non è possibile, la cosa che vi porto qui come strumento pratico da poter usare, che sembra difficile ma alla fine non è difficile, è molto facile, è lavorare sugli ambienti della casa e le zone della casa che corrispondono agli aspetti della vita. Poi vi spiego meglio con lo strumento che vi faccio vedere che potete trovare qui o anche in internet. Tornando all'esperienza del terremoto, che cosa è successo? Nel 2012 c'erano le profezie che dicevano che sarebbe successo qualcosa di grande, si parlava addirittura della fine del mondo, è chiaro che il mondo non è finito, ma è finito un tipo
un tipo di mondo, un tipo di esistenza, sono cominciate a succedere in sequenza molto ravvicinata, molto più eclatante degli eventi che prima erano più diluiti, questo non si può negare. Da noi infatti è arrivato il terremoto che mi era già arrivato. Lo studio che ho fatto è la ricercatrice, quale sono io, quali siete voi, perché se siete qui siete ricercatori, e chiedermi come mai, se l'evento è uguale per tutti, quindi un magnitudo 6.2 è uguale all'epicentro per tutti, come mai alcune case crollano, alcune case sono intatte, come mai alcune persone succedono cose gravissime, altre invece sono quasi indenni dal punto di vista fisico, psicologico nessuno, perché penso che tutti noi abbiamo sperimentato lo shock emotivo che qualcosa che solo chi prova può comprendere. Ecco, ci sono delle spiegazioni molto, molto logiche, molto scientifiche, ma anche che vanno sul piano spirituale. È chiaro che una forza, io sono geometra, quindi sono di base molto pratica, e ricordo appunto quando andavo a scuola che la legge era: ad ogni forza corrisponde una forza uguale contraria, e questo vale in tutte le cose. In realtà, quando noi sappiamo costruire una casa, sappiamo costruire anche qualsiasi cosa. Qualsiasi progetto è paragonabile a una casa, quindi l'importante è, prima delle fondamenta, il luogo in cui si costruisce. Quindi sarebbe da scegliere il luogo adatto e vedere dove si va a costruire la casa. Sotto di noi c'è un terreno, il terreno non è uguale dovunque. Sapete che ci sono dei nodi energetici, delle faglie, che già da lì sprigionano energie di un certo tipo piuttosto che altre. Quindi prima bisogna vedere dove costruire, poi come chiaramente secondo le regole della dinamica delle costruzioni, della tecnologia delle costruzioni, utilizzando materiali ovviamente idonei, non risparmiando sulla qualità dei prodotti, perché poi è chiaro che si vede la differenza. E una volta che tutto questo fosse teoricamente perfetto, comunque succede, io ho visto a Finale Emilia, mirando le zone limitrofe, perché sono fatta tutto il territorio nel giro di un anno, che ad esempio in un residence appena costruito da qualche anno più di nuovo, diversi complessi di edifici mostravano delle differenze sostanziali. Vi faccio un esempio semplice: mi è capitato di vedere davanti a me una costruzione che in una parte era normalmente abitata con le tendine, si vedeva che c'erano famiglie che abitavano lì, e l'altra parte era totalmente distrutta con delle crepe incredibili, inagibile. Ho chiesto, mi sono informata, lì c'era una banca. Quindi avete già capito che un'energia diversa era quella che forniva la banca, un'energia diversa era quella che fornivano le case vicine, le abitazioni, nello stesso edificio, quindi con gli stessi materiali, nello stesso luogo, e che hanno avuto la stessa disgrazia del terremoto. Cosa significa? Che di fuori noi percepiamo degli eventi, delle forze che sono quelle, ma da lì dentro noi possiamo operare diversamente. Ecco perché noi possiamo energizzare la nostra casa e possiamo fare in modo che abbia una certa armonia. Più armonia c'è nella casa, più si eleva la forza della casa di resistenza a eventuali anche catastrofi.